Iniziamo? Sì, sì, certo. Allora, prima ricetta. Power bowl di quinoa e salmone. Bene. Allora, diamo subito le dosi, tutti gli ingredienti, li segnate e poi procediamo insieme. Allora, cosa occorrono? 200 g di quinoa, 200 g di cavolo cappuccio rosso, 200 g di salmone, una manciata di mandorle, un cucchiaio di semi di chia, un cucchiaio di zucchero di canna, un cucchiaio di salsa di soia, una mela verde, poi succo di limone quanto basta, olio extravergine d'oliva quanto basta e aceto quanto basta. Cosa dobbiamo fare? Allora, incominciamo con marinare il nostro salmone. È un salmone fresco, l'abbiamo fatto pulire dal nostro pescivendolo di fiducia, l'abbiamo tagliato a tocchetti e adesso lo condiamo con dell'olio extravergine di oliva. Bene. Rigorosamente made in Puglia. Made in Puglia. Non può mai mancare nella mia cucina. Dopo ci mettiamo della salsa di soia per dare sapidità. Quanta ne metti? Un paio di cucchiai. Non dobbiamo andare oltre. Poi usiamo un cucchiaino di zucchero di canna. Hai scelto lo zucchero di canna perché è un po' più light? No, è comunque un sapore un po' più, più forte rispetto allo zucchero. Poi serve anche per cuocere un po' il salmone. E poi dello zenzero grattugiato, dello zenzero fresco. Lo grattugiamo. Lo zenzero che annovera tante proprietà. Sì, è una radice miracolosa, ormai la conoscono tutti. E, per esempio, cotto, anche un pezzettino bollito toglie la nausea oppure facilita la digestione, ha tantissime proprietà. Quindi così come anche questo piatto sì, ha tante proprietà, è un piatto sano, è un piatto sano e bilanciato, ci sono diciamo tutte le proprietà nutritive di cui abbiamo bisogno e quindi e soprattutto poi possiamo variarlo scegliendo, cambiando la verdura, le proteine le possiamo prendere anche dai legumi oppure dalle uova e cambiare la frutta, insomma possiamo divertirci un po' come vogliamo. Ecco qui il nostro salmone. Mettiamo a macerare quanto tempo? No, lo possiamo preparare anche il giorno prima, però tranquillamente anche al momento. Ecco qui. Adesso prepariamo l'insalatina con il cavolo cappuccio rosso. Come la fai? Come la prepari? Allora, lo affettiamo, lo usiamo crudo perché fa benissimo, contiene tante fibre, ha pochissime calorie. Eliminiamo le foglie, quelle più esterne, però ovviamente non le buttiamo, le possiamo utilizzare in una vellutata oppure possiamo preparare un brodo vegetale. Per questo colore è bellissimo. Noi adesso lo tagliamo finemente e ne facciamo un'insalatina. Mentre tu ti tagli la nostra insalata a cappuccio, io ti chiedo della quinoa, che comunque è presente all'interno di questo piatto. Sì, allora io... È ipocalorica, lo sappiamo tutti quanti. Sì, ormai abbiamo imparato la lezione. È privo di glutine. È priva di glutine e soprattutto ha il doppio delle fibre e delle proteine rispetto a qualsiasi altro cereale integrale, per cui con ha un alto potere saziante. E quindi, poi io so che fa bene anche al cuore e ai muscoli. Al cuore e ai muscoli perché contiene proteine e magnesio in una formula pronta per essere assimilata, quindi anche quando torniamo dalla palestra o anche prima di andarci, questo piatto va benissimo. Bene. Allora, sposto un attimo il salmone. Sì, lo puoi dare a me e mettiamo qui il cavolo, insomma, il salmone. Poi ci mettiamo l'insalata. L'insalata qui di cavolo che andremo a condire. Cavolo lo stesso ha tantissime proprietà. Per esempio, vitamine e minerali. Minerali, ma allora, devi sapere che gli antichi romani facevano un infuso col cavolo rosso per, diciamo, smaltire le sbornie. Sì. E quindi è indicato proprio in quelli che noi chiamiamo hangover. Quindi se abbiamo avuto una serata un po' impegnativa, il giorno dopo potremmo fare un infuso di cavolo. E l'infuso praticamente mettiamo si il fa cavolo... Bollire, si fa bollire, a si beve. Si beve tutto... quell'acqua. Quell'acqua viola. L'acqua viola smaltisce e comunque sì, facendo parte della famiglia delle crucifere, comunque ha spiccate diciamo proprietà antitumorali e quindi nell'alimentazione non possono mancare. Poi tra l'altro pochissime calorie. Adesso lo condisco con del sale. Allora ci mettiamo sale poi ci mettiamo un po' di aceto di mele perché è più leggero l'aceto di mele ma anche mantiene il colore. Mantiene fissa il colore, l'aceto nelle verdure crude fissa il colore, quindi giriamo e ovviamente un altro po' del nostro olio. Olio extravergine, insomma la condisci in modo classico come lo facciamo anche noi a casa. Insalata, sì. Ok.
E giriamo, giriamo. Insaporire. Infatti queste cose si possono preparare anche il giorno prima e poi uno se la prepara al momento e se la porta in ufficio. Sai, esistono anche quelle scatoline perché lo ricordiamo tutti i nostri amici a casa. Una Powerball. Che prepareremo la Powerball, cioè in questa ciotolina che è volgarmente chiamata... Lo ricordiamo, Powerball. No, Powerball. Piatto unico, no, schiscetta. Schiscetta è il termine milanese. Mettiamo tutto qui all'interno, un piatto unico perché comunque è abbastanza pratico anche da degustare, lo possiamo portare in ufficio, nella pausa pranzo, nella che pausa dice Annalisa? Sì, quando torniamo dalla palestra. E poi comunque ci dà il senso della quantità, quindi noi sappiamo che questo ci dobbiamo mangiare e non possiamo fare errori. Non esageriamo. Allora. Poi aggiungiamo la mela verde. Mettiamo dadini. Ma hai scelto la mela, il colore della ciotolina? Perché panda ancora mela verde? A casa io ho le pareti di questo colore nella mia cucina. Allora dillo. Sì, sono molto attenta. Mi tagliamo quindi la mela verde. Tagliamo la mela verde con la buccia, così prendiamo anche la nostra quota di fibre e la tagliamo a dadini. Ok, ma l'hai scelta verde anziché gialla per un motivo ben preciso? Allora, le mele gialle ce le ho nella ricetta successiva. Comunque a me piace molto questo sapore acidulo che nelle insalate sta benissimo. Sì. Infatti la metto anche nell'insalata di pollo. E questo tocco croccante. Bisogna solo bagnarla con del succo di limone così non si annerisce. Molto bene, quindi tagliata a dadini. A dadini, sì. Adesso componiamo il nostro piatto. Devo dire che l'abbinamento tra frutta e verdura è sempre vincente ed è sempre più in voga. È in voga e soprattutto in un solo piatto prendiamo tutto quello che ci serve, senza stare lì. Dal punto di vista nutrizionale, dici. Procediamo con la nostra insalata. Allora, abbiamo tagliato tutte le mele a dadini, le mele verdi. A dadini, le bagniamo Guardate con del un succo po', di limone, poi... così non si anneriscono. Succo di limone. Non si ossidano. Bella idea, perché di solito andiamo a spremere il limone direttamente, invece il succo il è sicuramente succo. più chic, lo filtriamo, ma... togliamo i semini che sono anche antipatici più gustoso, nel piatto. Più gustoso. Adesso possiamo comporre la nostra Powerball. Allora, ti passo la ciotolina. Metteremo un po' di quindi di insalatina di cavolo rosso. Ok. Quindi quella la mettiamo proprio alla base. No, adesso c'è un criterio. Cioè, proprio ti faccio vedere, lo suddivido proprio per far capire che in ogni, diciamo, in ogni ciotolina ci deve essere un po' di tutto. E quindi... poi anche la degustazione deve avere un percorso. No, poi lo possiamo tutto poi si può mischiare poi insieme. Sì. Allora mettiamo il cavolo viola, poi mettiamo la mela. Molto bene. I cubetti non si muovono. Dalla, no, quelli non si muovono, sono intatti. Ti passo il salmone. Lo ricordiamo, marinato. Come l'abbiamo marinato? Allora, l'abbiamo marinato con dell'olio extravergine di oliva, della salsa di soia, dello zucchero di canna. Buono. E dello zenzero grattugiato. Il sapore è bello forte e intenso. Sì, zenzero, poi soia. Olio, Succo di limone. Ecco qui. E poi mettiamo cosa manca? Mettiamo la nostra quinoa. La quinoa. Anche quella va messa in un angolo. Ma tanto adesso mescoliamo tutto. No, perché sono curiosa di vedere mescolando tutto quanto che cosa accade. Che cosa come riescono ad amalgamare questi ingredienti. Adesso prendiamo ancora un cucchiaino cosa e aggiungiamo manca? I nostri semi di chia. Eccoli, te li passo. Semi di chia. Quanti ne metti? Quanti cucchiaini metti? Un cucchiaino. Uno, due. Va bene. Allora, adesso possiamo semplicemente condirla con dell'olio extravergine d'oliva e del limone, oppure possiamo preparare una salsina con dello yogurt greco, a cui aggiungeremo comunque un po' di succo di limone. Tu di solito come la condisci? Sempre con lo yogurt oppure metti un po' di olio o un po' di yogurt? Un po' di olio, comunque l'olio l'abbiamo utilizzato sia nel salmone che nel cavolo rosso. Comunque con lo yogurt greco devo dire che è un tocco, è un tocco perfetto, sarà molto gustosa. Ci mancava il bianco. Questa insalata. Abbiamo un minuto di tempo, ecco qui, ma direi che abbiamo quasi completato, insomma il piatto è pronto. Il piatto è pronto. Giriamo tutto adesso o lo facciamo al momento dell'assaggio? No, secondo me è il momento dell'assaggio. Al momento dell'assaggio. Adesso lo lasciamo così facciamo vedere la composizione con tutti i nostri ingredienti. Ok, il nostro primo piatto è bello pronto, lo mettiamo da parte, tra poco lo assaggeremo. Un'altra ricetta, proprio adesso, la prepariamo insieme, si tratta di un secondo. Un secondo è una lonza di maiale con salsa di mele al curry, e quindi è un contorno che... cioè un
un piatto speziato, però addolcito dalla presenza delle mele. Bene, prima di iniziare tutta la preparazione, quindi scandire le varie fasi della ricetta, ci segniamo gli ingredienti e le dosi che quello ci occorrono. Serve. Eccola qui, la nostra pagina grafica. Cosa occorre? 300 grammi, 350 grammi di lonza di maiale, 2 mele, 4 cucchiai di olio extravergine d'oliva, un cucchiaio di curcuma, mezzo cucchiaio di curry, un bicchierino di rum, una manciata di uvetta e pinoli, 2-3 cucchiai di farina e un bicchiere di latte o acqua. Allora, Annalisa, da dove iniziamo? Iniziamo dal nostro olio, quindi scaldiamo dell'olio in padella. Mm-hmm. Un filino, a seconda della carne che dobbiamo rosolare. E lo condiamo con il curry e la curcuma. Due spezie, insomma, due spezie. Siamo un po' in Oriente oggi, l'abbiamo detto all'inizio sì, della nostra cucina, puntata. Un po' fusion. C'è un tocco. E diciamo che il protagonista di questa ricetta è appunto la carne, insomma, la lonza di maiale. La lonza di maiale. Come va cucinata per allora, che questa innanzitutto, resti tenera? Innanzitutto è stata una carne demonizzata per tantissimo tempo. Io nel frattempo vado avanti, infarino leggermente le nostre fettine di carne. Mm-hmm. Demonizzata per tanto tempo perché si pensava che fosse grassa, però scegliendo innanzitutto il modo di allevare gli animali è cambiato e quindi c'è una maggiore attenzione e soprattutto scegliendo dei tagli magri come quella può essere la lonza o anche il filetto di maiale non abbiamo una grande differenza di contenuti in grassi e anche in calorie rispetto alla carne di vitello o alla carne bovina. Sì. Allora abbiamo impanato infarinato le fettine e le facciamo nella farina, le facciamo rosolare nel nostro olio con curry e curcuma. Curry e curcuma. Praticamente il curry è una miscela di origine indiana, lo sappiamo tutti. Indiana, sono delle spezie sì, un po' pestate, piccante. Spezie pestate nel mortaio che formano questa polverina, questo colore giallo senape. Sì, sì, la curcuma è anche uno dei componenti. Io infatti l'ho usata soprattutto per rinforzare il colore. E poi tra l'altro è fortemente profumata e ha anche tantissime proprietà. Sì, ce sì, ne sì, parli? Sì. Allora, ci dici un po' quali sono le principali? Innanzitutto antinfiammatorio. Quindi serve soprattutto in questo periodo di influenza, ma adesso per esempio si fa una bevanda che è molto famosa in America, che è il Golden Milk, in cui si scalda appunto questa radice di curcuma fresca grattugiata e si beve al mattino quando con a colazione con latte caldo, sì. E quali sono i benefici? Che cosa apporta quindi questo latte caldo con la curcuma? Allora, ci fa assumere tutte queste sostanze nutritive, soprattutto previene il mal di gola, la raucedine, questi malanni di stagione. Benissimo, bene. Quindi non solo in cucina, ma anche una spezia che ha proprietà curative. Sì, 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 curative. Bello, ma la possiamo anche grattugiare nelle insalate, perché a volte non sappiamo come utilizzarle queste radici. Allora basta arricchire un condimento, sì, sì, qualcosa sì, che utilizziamo spesso. Ottima idea. Sì, invece di condire sempre con l'olio, il limone, oppure l'olio e l'aceto, anche l'aggiunta di queste spezie possono rendere sì, il piatto sì, come abbiamo detto nella ricetta precedente, la frutta secca, i semi, introdurli quindi in questo modo nella nostra alimentazione. Le bolche sono qui, questa sì, è la ricetta che abbiamo fatto prima insieme, sono qui pronte per essere assaggiate. Sì, sì, sono andiamo tutti, avanti sono, con questa. Sono tutti pronti. Allora, nel frattempo... Allora, stiamo rosolando. La nostra carne, adesso aggiungeremo le mele. Dove le metti le mele? Nella carne. Ah, tutto insieme in padella. Tutto insieme in padella, adesso che è molto semplice. È molto interessante questo accostamento anche della frutta con la carne. Devo dire che l'ho imparato anche durante le mie vacanze in montagna, perché lì, sai, in Trentino, in Alto Adige, usano molto usare le mele dovunque e quindi anziché usarle solo nelle torte, adesso vi faccio vedere che accostate alla carne stanno veramente bene. È buono questo accostamento, tu che l'hai sì, già provato? Allora, perché a casa mai... mia ne vanno matti e soprattutto quando entrano in casa e dalla porta sentono il profumo del curry pensano subito a questo piatto. Tra gli ingredienti che abbiamo dato all'inizio abbiamo anche citato il rum. Il rum invece perché lo utilizzi in questa ricetta? Allora, da questo tocco, diciamo, sfumare la carne sempre con un po' di alcol la rende anche tenera, profumata. Quindi... Eh sì, perché di solito si sfuma o col vino bianco o col vino rosso. Però il rum ha tutto un profumo. Rum... Infatti mio marito quando mi ha visto andare via stamattina con la fiaschetta ha pensato male. Che andassi da qualche parte ad ubriacarmi. Ti sembra il caso? Ho detto, ma mi serve per la ricetta, quindi devo andare via oggi. Come necessariamente. Si chiama tuo marito? Luciano, tranquillo. Tranquillo, sono arrivata. Serve sono soltanto per cuocere la carne. Tra l'altro, va bene. Allora, affettiamo velocemente le nostre mele, senza affettarci anche le dita.
e le aggiungeremo alla nostra carne. Non le hai fatte a dadini, le hai fatte a fettine? Anche, sì, allora a me questa salsa, che poi le mele sono abbastanza farinose, poi vedrai si disfano perché comunque aggiungiamo l'alcol, aggiungiamo il latte. E, allora le aggiungiamo. Quanto deve cuocere la carne in padella? Una decina di minuti dopo aggiungeremo l'ultimo ingrediente. Ma noi capiamo che è bella cotta e pronta? Perché si ammorbidiscono le mele. Ah, si ammorbidiscono le sì, mele? Sì, sì. Comunque la carne diciamo non si secca perché aggiungiamo appunto, poi aggiungeremo il latte, si formerà la cremina. Ah, la famosa cremina. La famosa cremina. E quindi il latte viene aggiunto dopo? Sì, alla fine. Adesso sfumiamo con il famoso rum. Il rum. Ecco qui. Quindi il segnale è la mela cotta. Non tanto. Aggiungiamo. La carne rosolata, vai. No, aggiungiamo anche una manciata di pinoli, cioè di uvetta. Uva passa. Uva passa e di pinoli. Sembra uno strudel, però alla fine è abbastanza. Saliamo. Buono. Ecco, come vedi, sta evaporando l'alcol. Sale fino. Sale fino. Sta evaporando l'alcol. Ok. Mettiamo le nostre mele. E deve cuocere più o meno per 10 minuti. Per 10 minuti. Ok. No, adesso c'è un bel profumino. Adesso che è evaporato, bagniamo con del latte. Quale latte hai scelto? Quello classico di soia? Sì, si possono usare entrambe, si può usare anche l'acqua, se proprio uno ha delle intolleranze oppure vuole stare un po' più attento alla linea. Il latte fa più crema? Sì, ovviamente sì, perché dell'acqua. Bolle e quindi si formerà davvero, si ammorbidiranno le mele e si formerà questa cremina. Questo è un secondo. È un secondo, però possiamo renderlo piatto unico abbinando del riso basmati già lesso, perché con questa cremina si bagnerà e anziché farci la scarpetta possiamo appunto, vedi, ho preso degli stampini, li ho oleati, adesso mettiamo del riso. Ho messo un filo d'olio all'interno. Filo d'olio per sformarli, speriamo di riuscire in questa operazione. Il riso lo condisci o lo lasci bello semplice? No, lo posso lasciare nature, magari un po' di parmigiano se piace, ma con questa ricetta non direi. Quindi lo lasciamo adesso. Quindi diventa praticamente il riso quasi una sorta di contorno. Di contorno, sì, diciamo, come si usa poi nei paesi nordici, perché solo noi magari ci lanciamo sui risotti, sulle cose belle condite, mentre loro, sai, usano anche in Oriente, usano il riso al posto del pane. A che punto siamo? Adesso vediamo un po'. Siamo a buon punto? Sì, servirebbe un coperchio. Facciamo una cosa, ricapitoliamo un po' tutte le fasi di questa ricetta e poi andiamo ad impiattare. Allora, che cosa abbiamo fatto? Allora, abbiamo innanzitutto infarinato leggermente queste fettine di lonza di maiale, abbiamo scaldato dell'olio extravergine di oliva con del curry e della curcuma, abbiamo rosolato le nostre fettine, abbiamo aggiunto le mele tagliate molto finemente e abbiamo sfumato con del rum. Abbiamo aggiunto l'uvetta, i pinoli, adesso stiamo facendo cuocere il del latte e stiamo facendo cuocere. Ok, questa è una ricetta prettamente autunnale. Autunnale, sì. Autunnale, sì, perfetta per questo periodo. E come vedi non è molto, diciamo. E non è difficile. Non è difficile. Sì, ci piace. Si fa in e siamo contenti di ecco tutto qua ciò. La nostra. Che bella. Palloncina di riso, siamo riusciti. All'interno. All'interno ci metteremo qualcosa? La salsina, no, l'accompagneremo semplicemente con la nostra salsa. Adesso la salsa le possiamo lasciare così, le mele, oppure le possiamo frullare con il nostro mini pinner, avremo proprio una salsa cremosa, leggera. In questo momento sul tuo blog stai pubblicando delle ricette nuove? Allora, innanzitutto pubblico quelle che presento qui perché poi le signore a casa sono curiose. E noi siamo molto contenti. Io seguo abbastanza la stagionalità, mi piace anche preparare dei dolci per la colazione, quindi chi mi segue lo sa che tutte le mattine do il buongiorno su Instagram con le frasi. La prossima volta un dolce. Porterai un dolce. Un dolce, sì. E poi adesso bisogna prepararsi, che so, per Halloween, per queste festicciole dei bambini. Ecco, eh sì, poi questo è il periodo della zucca. Della zucca, ne abbiamo già parlato, infatti, però dobbiamo. Questa Powerball, per esempio, ne ho proposta una versione con dei funghi e della zucca cotta al forno. E sempre quindi poi l'insalata? E poi sì, si può mettere, no, quando ci sono tutte le verdure, poi magari uno può scegliere se mettere le verdure cotte, comunque come, diciamo, condimento. E dare delle priorità agli accostamenti. Allora, ecco, impiattiamo. Bella fase questa, creativa.
come impiattiamo? Ci abbiamo messo tutto quel come si chiama? Il riso basmati. No, la formina. Ah, è una ciambellina. La ciambellina. Una ciambellina di riso, una coroncina. Visto che si chiama Queen's Kitchen, io adoro le corone. Ciambellina di riso. Una fettina di lonza. Una fettina di lonza. Mettiamo così. Poi ci sono le mele che vanno sparse qua e là. E poi diamo un tocco croccante alla nostra ricetta con queste chips di mela. Sai che adesso vanno molto di moda gli essiccatori. Sì. Quindi si mettono all'interno queste fettine, diventano delle patatine, ma sono sanissime se vuoi assaggiare. E si possono assaggiare anche come aperitivo? Sì, come spezzafame, sono light. Buone. Dove le essiccate? Allora, esistono gli essiccatori, ma si trovano anche in commercio già essiccate. Oppure possiamo fare anche in forno? In forno molto lentamente, perché comunque sugli 80 gradi, sai, si devono asciugare pian piano. Si possono aromatizzare. Ecco, va qui bene. Il piatto. Allora, guardate un po' che meraviglia. Questo piatto è pronto. Piatto. Io magari ragazzi, è il momento altro, di assaggiare. Ci sono gli ospiti. Stefania e Daniela, oggi ci siamo innamorate di è questo tutto light. Vado. Allora, vai vado, Dani, vado, io prendo un coltello. Sì. Sì, io però posso assaggiare... Ma certo! Per esempio, qui ci sono le mandorle che piacciono molto anche... Buonissimo il a chi? Grazie. Beh, al nostro direttore, no? Antonio Zalini. Ah, te lo ricordi? Sì, infatti prima è venuto a rubarne un paio. La verità è che gliele porto ogni lunedì. No, vabbè, ogni tanto gliele porto. Ogni tanto gliele porto. Allora, com'è? Buonissimo. Si può anche mescolare. Ma io puoi poi girare tutto. Piano piano sto girando. Non ti mangiare tutto, eh? Vai. No, devo mangiare tutto perché gli operatori pure vogliono... No, volevo essere egoista per una volta. Il tuo giudizio, Dani? No, è meraviglioso. È meraviglioso. Beh, però di solito noi utilizziamo un altro aggettivo quando ci focalizziamo sui nostri piatti che ce l'ho. Ce l'hai? Favoloso! Puoi rivedere e condividere questo programma da smartphone, tablet e PC su www.norbaonline.it.